Questo è il primo Oscar e la prima nomination per Bernie Taupin e il secondo Oscar e la quarta nomination per Elton John. Wow, this doesn't suck. I'll be brief. Allora sarò breve. Thank you, Academy. Grazie all'Academy, grazie e congratulazioni a tutti gli altri candidati in questa categoria. Paramount Pictures, Jim, siete stati davvero fantastici per tutto il percorso. Questo non c'è bisogno neanche di dirlo, ma questo premio va a tutte le persone che sono state coinvolte in The Rocket Man, quindi un po' di questo premio è in tutti i loro cuori. E David Furnish, sì, la tua tenacia, la tua determinazione ci ha portato fin qui. Heather Taupin, mi hai aiutato in ogni momento, la tua bellezza, il tuo umore, ti voglio bene, mi ha aiutato tanto. E poi essere qui con questo ragazzo, io non ho neanche parole per esprimere quello che sento. È semplicemente la dimostrazione di decenni e decenni di quello che abbiamo fatto io e Elton e continuiamo a fare. Grazie Charlie, Georgie, vi voglio bene, vivete qui dentro di me. Io sarò ancora più breve perché siamo andati un po' fuori. Grazie a Bernie che è stato la costante nella mia vita quando io ero fuori, quando non c'ero, lui era sempre lì. David, ti amo tantissimo. Matthew Vaughn. Samuel Egerton, che performer, e grazie per la musica, e grazie a Matt Still, Greg Curson, e a tutte le persone che sono state coinvolte in The Rocket Man, alla Paramount Pictures, tutti fantastici. Sicuramente ho lasciato qualcuno, che ho dimenticato? Vabbè, insomma, e comunque sto prendendo troppo tempo. Per noi è davvero un sogno, non siamo mai stati nominati per qualcosa del genere. Grazie all'Academy e grazie anche agli altri candidati in questa nostra categoria per tutto il lavoro fantastico che fate. C'è un talento incredibile in questa sala stasera. E wow, grazie anche ai miei ragazzi bellissimi che ci guardano, Zachary e Elijah a Sydney. Quanto vi voglio bene tantissimo. Poco Spike Lee e Olivia Colman. Rami Malek ci dirà chi si porterà a casa il premio per miglior attrice. Restate con noi. When we return, the award for best director. But first, e poi avremo anche il premio per la miglior regia. Che bella immagine quella, diciamo, con cui si è concluso questo atto che abbiamo appena visto, l'immagine delle scarpe di Elton John. No, adesso, a parte, no, adesso le vedremo, le scarpe che sono meravigliose. No, l'immagine di questa coppia meravigliosa che lavora, pensate, insieme dal 1967, a parte una piccola, diciamo, separazione tra il 1977 e il 1979, sto parlando ovviamente di Elton John e Bernie Taupin. Cioè, è come dire Mogol e Battisti, insomma, per dire, hanno lavorato insieme per 30 album, sono... Una volta Elton John ha detto: senza Bernie Taupin non esisterebbe Elton John. Elton John aveva già vinto un Oscar per la canzone di The Lion King, mentre Bernie Taupin no. E quindi pensate che emozione per questi due ragazzi che si conobbero nel lontano 1967 essere lì insieme. È veramente bello. Queste sono le grandi cose della vita. E loro di soddisfazioni, diciamo che se ne sono tolte tante. E una piccola parola anche per Taron Egerton, perché è stato citato, perché Taron Egerton ha cantato la canzone. E forse anche ha contribuito in questa nuova messa a nudo, no, di Elton John, che si rivela in tutti i suoi aspetti, anche quelli più autodistruttivi. Infatti l'ha detto anche nel suo discorso che Bernie è stato colui che, quando lui non c'era, perché era in preda, insomma, a... Rientriamo per la migliore regia e per l'In Memoriam. In Memoriam. Adesso diamo il benvenuto al vincitore del premio Oscar, Spike Lee.
L'ultima volta che sono salito su questo palco ho avuto l'onore di saltare in braccio a Samuel L. Jackson. E meno male che non mi ha fatto cadere. Sam, stasera non c'è, ma ci sono i candidati per la migliore regia. Martin Scorsese, The Irishman. Todd Phillips, Joker. Sam Mendes, 1917. Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood. Bong Joon-ho, Parasite. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Questo è il secondo Oscar della serata e la terza nomination per Bong Joon-ho. Il mio Martin Scorsese, quindi anche solo avrei mai pensato di vincere. E quando negli Stati Uniti tanti non conoscevano i miei film, invece Quentin, che è qua e che ringrazio tantissimo, ha sempre messo i miei film nella lista dei suoi preferiti. Todd, Sam, grandissimi registi che ammiro. Se l'Academy permette, mi piacerebbe avere una motosega in modo da dividere l'Oscar in tante parti e condividerlo anche fisicamente con tutti voi. Thank you. I will drink until next Grazie, morning. Continuerò a bere fino a domani mattina. Diamo il benvenuto al vincitore dell'Oscar e di tanti altri premi, Steven Spielberg. Questa sera, mentre rendiamo omaggio all'arte dello scorso anno, ci prendiamo anche un momento per ricordare le persone della nostra comunità che sono scomparse, le leggende, le icone, gli amici e i colleghi, artisti che ci hanno ispirato e che ci hanno commosso. Loro tutti hanno lasciato un segno indelebile nel cinema e sul cinema, sulla nostra immaginazione, il modo in cui noi capiamo il mondo. E adesso abbiamo Billie Eilish e Phineas O'Connell che suonano saranno in loro onore, mentre noi ricorderemo le loro vite e ciò che ci lasciano. Oh, my troubles seem away. Now it looks as though they're here to stay. Oh.